Era Blob prima di Blob. Sfioro gli stivali di Marlene, vesto come fossi Changabin. Vivo dentro l'ultimo metro, film sa chiama larga con Poirot. Un tram da te chiamato Desiderio mi porta in un caffè di Casablanca. C'è Brando che mi chiede se mi serio un tango pure vuoi ballare la samba. L'avete riconosciuto nel mix di immagini, Leopoldo Mastelloni, benvenuto. Grazie dell'invito. Grazie a te di averlo accettato, già trasgressivo, già Pierrot barocco e napoletano. Maschera nuda, si è detto di te tante volte, capace di diventare mille dive divine, di giocare con la farsa, con la tragedia. E Mastelloni da queste sue maschere ha la capacità di ricominciare sempre da capo. Sì. Una clip l'abbiamo appena vista, scelta, inventata e montata da te. È un progetto nel cassetto. Da cosa si ricomincia o si continua il tuo discorso? Ma diciamo che ogni giorno uno ricomincia da capo. Io ricomincio sempre dalle cose che poi sono quello che fa parte dell'attualità. Si può dire che il telegiornale per me sia la prima traccia per poter scrivere uno spettacolo o un'attività nuova. Il telegiornale? Sì, perché il telegiornale posso dire che oggi è lo spettacolo più vivo. Io ho sempre fatto dei testi che si andavano sull'attualità, che cercavano di tirare fuori quello che può essere una problematica anche divertente, ma sempre di attualità. In tutte le mie messe in scena, infatti le mie donne dive, divine, tutto quanto era un modo, una parabola per poter raccontare la donna, che secondo me è la cosa che va avanti di più in questo nostro secolo, per cui poi dopo ci sono state tante trasgressioni alla mia trasgressione che hanno ridotto il discorso un po' soltanto a spettacolo, mi sono ritirato, mi sono dato un po' al giornalismo, ai videoclip e ho ampliato quella che era la mia conoscenza di uomo di spettacolo. Ma adesso c'è un progetto nel cassetto, lo accennavo prima, cioè non è nel cassetto, perché non è nel tuo cassetto, te lo stanno proponendo. Sì, mi è Jérôme Savary, un famoso regista francese, che mi ha chiesto di fare insieme uno spettacolo molto bello al Festival delle Ville Vesuviane. Sarà una favola di Gozzi e io sono contento di ritornare alle origini, perché con Savary ho fatto tanti festival. Spero che vada in porto, non ho firmato nessun contratto, però ci terrei molto e voi siete in anteprima. Bene, noi incrociamo le dita per te, ma ti volevamo chiedere un'altra cosa, cioè tu parlavi del tuo essere trasgressivo, di com'era la trasgressione agli inizi della trasgressione, quando era anche messaggio culturale, quando era impegno di una certa avanguardia. Adesso, con tante esternazioni di avanzi della trasgressione, secondo te a che punto siamo? Ma siamo al punto in cui io sono al TG3 con Rosanna Cancellieri a parlare di me. Credo che oggi per un artista che ha rappresentato quello che ho rappresentato io, essere trasgressivo è questo, fare il proprio lavoro seriamente, e seriamente vuol dire anche divertendosi, senza cedere a quelle che sono le lusinghe della pubblicità, chiamiamola così in generale, facendo il proprio mestiere, seguendo una propria linea e dimostrando che la trasgressione non è soltanto un modo di mettersi in mostra per fare soldi o per strillare più degli altri. Fare il lavoro seriamente, questo mi sembra la cosa più, essere all'altezza di quello che viene richiesto dal pubblico e di quelli che hanno avuto fiducia in te. C'è ancora un sogno che devi realizzare? Sì, il sogno che devo realizzare è riuscire a fare l'esame per diventare giornalista. È vero. Bene, allora in bocca al lupo, speriamo di averti presto come collega. Grazie a Leopoldo Mastelloni, grazie a voi, buon sabato. Collega, no, dicevo giornalista per non poter...